Con grande onore a tale quale ospitiamo Ed Sheeran. Perfect. I found the love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found the girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, now what I'm running was, I wanna give you up this time. A love for the moment, stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope this time that I shall come home. To carry more than just my secrets, to carry love, to carry children up and down. We asked the kids, but we saw in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just hold. Che inizio! Grazie a tutti. Oh, sto emozionando più. Guarda, 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 goditi questo momento. Grazie, grazie. Grazie. Hai visto il monte, eh? Eh? Grazie. Allora, Vincenzo, aspetta, no, cosa fai? È troppo difficile, è troppo difficile stasera. È troppo difficile stasera. Non è niente, vedrete che seratina. Allora, Vincenzo. Allora, voglio dire, sull'onda proprio dell'emozione, perché mi hai fatto consulà, come si dice a Napoli, sei stato straordinario. Per me sei stato straordinario. Posso, è il mio cantante preferito, per cui non bisogna, quindi... siccome siamo a tale quale show, non bisogna farsi condizionare dalle canzoni belle. Io devo dire che tu sei riuscito invece a imitare perfettamente un grandissimo, per me il più grande cantante attuale al mondo, e mi hai sorpreso perché hai tenuto fino alla fine. Guarda, ho pregato, di giorno ho detto, ma nonno, speriamo che non stone, speriamo che non stone, perché è difficilissimo, non perché facessi il tipo. Ma perché, ci ho provato umilmente. Ma perché davvero ti sei misurato per me con un mostro sacro, ma lei fa complimenti alla cosa, non so come. Ragazzi, veramente. Veramente un numero pazzesco. Giorgio, veramente. Tu sapevi che cantante avresti abbinato a Vincenzo come cantante preferito? Salda Vinci, Salda Vinci, che è bravissimo. Ed Sheeran, è bravissimo. Ma non sapeva neanche chi era Ed Sheeran, gliel'hanno detto sicuramente. Me l'hanno segnato, me l'hanno spiegato. Mario, no, ma meno male che c'è state voi che ne capite, perché sennò... Ma non ce l'aspetta. Max, che ne pensi? Allora, ti dico, io sono arrivato Ed Sheeran, Francesco Monte, vai questo, gli damo 4. Grazie. No, perché, cioè, Ed Sheeran, francamente, l'unica cosa è che voglio fare i complimenti al trucco, perché, cioè, la vera difficoltà...
Cioè, tu sei figo pure truccato da Ed Sheeran. Cioè, bravo, io posso dirti veramente bravo. E francamente, un po' come, come Vincenzo, ho detto, cioè, magari non la porta. Alla fine, poi c'erano i cori, ma mi è piaciuto nella parte finale, in cui eri veramente solo, dopo tutta la canzone sei stato bravo. Oh, ragazzi, io qui non so che fare, veramente bravo. Loretta. Questo ragazzo, hai visto? Che io seguo dall'inizio di Tale e Quale, ha grandi capacità interpretative, è una persona dolce, sensibile, e in questo pezzo ci ha messo anche tutta la sua dolcezza. Il suo modo di porsi, secondo me, è un fatto anche suo, naturale proprio. E non è un cantante facile da imitare, soprattutto perché come accompagnamento c'è una chitarra e basta, voce, chitarra, insomma, quindi aiuti non ce ne sono. Quindi Francesco è stato proprio bravo. Grazie. Bravo, bravo. Diciamo che la canzone anche aiuta un attimo a pescare un pochino dentro di sé, quindi esatto. Riesci. Ma questo anche a devi avere fuori. Dentro qualcosa per pescare dentro di te, esatto. Se no non c'è fuori niente. L'aveva fatto da noi Beccucci, no, l'aveva fatto soltanto di Cataldo. Tu Matteo non l'avevi fatto? No, io avevo fatto. C'è somiglia di suo, non deve, ovviamente. Era troppo facile. Giorgio, tocca a te. Ma lo sapresti fare benissimo. Te e Flora Canto siete gli unici due che possono fare. Anche stasera, anche se non c'è Enrico. Senti, ma siccome stasera ti hanno fatto tutti i complimenti, no? Ma veramente tutti. Ci vuole una che possiamo contrario. Dire un difetto, non glielo un difetto, una cosa. È troppo alto. Sei troppo alto. Mi sono mangiato il Sheeran. No, piccolo. Perché? È più piccolo il Sheeran. Un paio di centimetri a panarina. Sì. C'è il signore delle volte. Molto bene, grazie. Bravo. Grazie. Che inizio!